posture alla yoga, no? Fatto male, sì, no, sono yama, molti l'hanno fatto magari, no? Queste pratiche yoga favoriscono il controllo dei sensi e il progressivo e il progresso spirituale. Lo yogi si esercita a controllare le arie contenute nel corpo, invertendo la loro direzione. L'aria pana, per esempio, scende mentre il prana sale. Il pranayama yogi impara a respirare nel senso inverso nel corso normale dell'aria affinché queste due correnti si neutralizzano in un equilibrio stabile. Il puraka, due arie, è il kumbhaka yoga. Con questa pratica lo yogi accresce considerevolmente la sua longevità per poter raggiungere in questa vita il culmine della realizzazione spirituale. Lo yogi intelligente mira infatti a raggiungere la perfezione in una sola vita, senza dover aspettare, in una sola vita, senza dover aspettare le successive vite. La persona cosciente di Krishna, tuttavia, controlla automaticamente i sensi, rimanendo sempre assorta nel servizio offerto con amore al Signore. La sua concentrazione a Krishna è tale da non lasciare senza alcuna possibilità di dirigersi su altri oggetti. Così alla fine della vita andrà naturalmente da Krishna nel mondo spirituale, senza bisogno di sforzarsi per accrescere la propria longevità. Raggiunge subito la liberazione, come afferma il Signore nella Bhagavad Gita. Mamcha yoga vyabhicharina bhakti yoga na sevate saguna samatitam brahma puyaya kalpate. Che significa? Chi si impegna nel puro servizio di devozione trascende le tre influenze della natura materiale e si eleva immediatamente al piano spirituale, poiché parte già da un livello spirituale. Il devoto di Krishna mantiene sempre una coscienza trascendentale e senza correre il rischio di deviare entra direttamente nel regno del Signore. Ridurre l'alimentazione facilita molto il controllo dei sensi, senza il quale è impossibile troncare i legami che ci vincolano alla materia. Ma tale restrizione è automaticamente rispettata se noi ci nutriamo solo di Krishna Prashada. Cos'è il Prashada? Cos'è il Prashada? Piatto tipico calabrese. È cibo offerto a Krishna. Calabrese. Anche pomodori secchi, peperoncino. Sono i funghi. Cibo offerto al Signore. Sono un po' diversi che parlano di forme di yoga abbastanza estreme. Che fare questa forma di yoga, diciamo, non è solo tu vuoi iniziare a fare questi esercizi di respirazione, ma solitamente non arriva da qui. Il nostro corpo ha un po' di difficoltà, a parte qualche indiano, qualcuno ho visto anche in Occidente, bravo, che ha portato a piccoli livelli di pranayama, non molto elevati, abbastanza elevati. No, è molto difficile, portare a termine questa forma di yoga. Bhagavad Gita fu fatta da 5.000 anni fa, alla fine dell'era precedente, già con forme di yoga un po' di schema. Cosa dice Krishna alla fine, negli ultimi capitoli? Parla, questo capitolo parla della conoscenza suprema. Che significa conoscenza suprema? Della conoscenza dell'azione spirituale in questo corpo materiale. Cosa devo fare io? Quando mi alzo la mattina, quando mangio, cosa devo fare per fare vita spirituale? Come mi devo comportare? Krishna dice ad Arjuna. Sì, Arjuna dice a Krishna. Krishna, io ho difficoltà. Come faccio a fare quello che tu mi dici?
faccio io a controllare i sensi? I sensi sono così potenti come una cavalli con 5 cavalli impazziti. Ma il cocchiere si contatti nei cavalli impazziti che corrono all'impazzata, sono 5 sensi. Come fa la mente, no? Che risponde all'intelligenza, che poi risponde a noi, anima, anima individuale, a controllare i sensi. Questo gioco fra mente, sensi grossolani, sensi sottili, che ci impediscono di vedere la legge assoluta di questo altro materiale. Come possiamo noi nel buio dare un po' di luce? Che tu esci, usciamo da questa stanza, torniamo nel bar della vita immediata, nel senso, siamo la mattina, i nostri sensi ci guidano a fare determinate cose, noi intendiamo, siamo quasi a rete, la mente si prende e si riporta di un'altra volta. Come possiamo controllare questa mente e questa mente? La mente è impetuosa, è quasi impossibile. Non puoi controllare la mente, cioè se dici io da oggi vado a fare questo, molto spirituale, deve essere molto disciplinato nel cantare, è una forma di yoga. E tu quando vai a fare la yoga, il maestro ti dice fai così e tu ti metti con le cuffiette a sentire la musica, no, ti mandano subito via. La yoga ti vedi di ascoltare il maestro, giusto? Giusto sbaglio? Salvi di Patanà, salvi di Patanà. Cosa fai quando è un mezzo spirituale? Vai e ascolti da lui un senso suggestivo, cioè in comunità. O magia nati, neanche tagli, neanche un'altra, la tagliata, figura del mamma. Siamo nati nel tempo dell'ignoranza. Facciamo la vita al primo dia. E quando diventiamo, torniamo. Siamo nel potere ignoranza. Di questo mondo materiale. Ogni persona deve avere un mezzo spirituale. Avere un mezzo spirituale che mi insegni la scelta spirituale. Però ammetterlo, non ce la facciamo. È impossibile. Siamo certi. Il corpo e i sensi si sbattono di felicità come una madre che abbatte la parte di felicità. Non possiamo controllare. Chi può controllare il corpo? Nessuno. Questo mondo materiale è come se. Noi con umiltà accettiamo un mezzo spirituale, vediamo le situazioni come vita, lo studiamo e possiamo iniziare a avere la felicità spirituale.
quella felicità Brahmananda, quella felicità che ti permette di distaccarti dai sensi del corpo materiale. Come si controlla i sensi? Con la felicità spirituale. Pensiero minimalista, non devi neanche pensare, perché essere di fermo, concentrato, a pensare agli altri del corpo, se si sbagli qualcosa, non so dire che non posso, mi praticano anche del dolore, mi ha fatto bene il minimalismo, perché se tu vedi yoga, non si fa spesso quando fanno molto stretti. Sempre i radicali, che siamo molto degradati, non ci sono anche diversi, così da 5 minuti. Già seguito da ogni tipo di fatto. L'età, mia moglie è detto che a due ginocchi abbiamo bisogno di una sedia, perché a tutti. In questo, il nostro corpo è molto degradato, no? Che poi si invecchia, abbiamo tagliato sul letto, l'altro stato, il mare del stato, non andare a fare questa forma di yoga. Non deve avere bisogno neanche fisici, che ha una cisma, non puoi fare questa forma di yoga, che ha un piccolo problema all'intestino, non puoi fare yoga, non è un corpo perfetto, allora batti yoga, re Krishna, re Krishna, Krishna, re re Rama, re Rama, 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 re re. Semplicemente cantando il mantra, re Krishna, quello fa di yoga. O in conversazione con un'altra persona, poi deve essere fatto. Va fatto, perché se non è così, non so come è giusto, come se fosse un ospite. Chi ha degli ospiti a casa di solito? Tu non sei un ospite. Quando vuoi ospitare una persona, cosa fai? Questo povero ospite, la cosa è da dargli, no? Giusto? Perciò vuol dire far qualcosa. Bisogna far qualcosa. Questo mantra serve a questo. Mi capita a volte di avere un po' la mente, diciamo, confusa da pensieri esterni oppure persone che mi hanno dato fastidio. Soltanto per delle banalità, no? E allora mi sento così. Anziché prendermela, diciamo, a male, subito faccio